Devo adesso andare a saldare questo tubo nel serbatoio. Il problema è che ho fatto un foro nel serbatoio che è troppo largo rispetto al diametro del tubo. Allora, per risolvere questo problema qui, ho preso un vecchio elettrodo e martellandolo con un martello ho tolto il rivestimento. Adesso, quando andrò a saldare con la saldatrice, oltre a riportare l'elettrodo classico, andrò ad aggiungere questo materiale per cercare di tappare il foro. Visto le non perfette condizioni del vaso, in quanto l'ho pompato a 10 bar e ho visto che si sono aperte delle micro crepe, non mi fido ad usarlo. Per cui mi vedo costretto ad abbandonare il progetto del compressore con due vasi e proseguirò a costruire il compressore con un vaso unico.
Come serbatoio per il compressore ho utilizzato un vecchio estintore. Il motore del compressore è stato recuperato da un frigorifero. Poi sono state aggiunte il pressostato, il manometro e un disoliatore autocostruito. L'aspirazione dell'aria che poi verrà compressa dal motore viene prelevata da questo filtrino. È un comune filtrino da carburante che trovate negli Eurobrico. Attraverso questo tubicino l'aria aspirata viene aspirata dal basso e non direttamente dall'alto. Ho eseguito questo T perché, come spiegato, questo mi serve per raccogliere l'olio di condensa dal disoliatore e rimandarlo in aspirazione del motore. Con questo sistema, quando io vado ad aprire il rubinetto, l'olio non andrà a sporcare il filtro ma andrà direttamente in aspirazione del motore stesso. Abbiamo poi un pressostato che è tarato a piacere, io l'ho tarato a 6 bar perché di più non mi serve. Qui abbiamo l'uscita dell'aria compressa e qui da questo lato abbiamo il disoliatore. Il disoliatore è autocostruito, ho preso spunto da un video di Delfino Brunelli che poi vi lascio elencato in descrizione. Il disolatore funziona in questo modo: preleviamo l'aria compressa dal motore, andiamo a mandarla in questo barilotto in cui il tubicino di mandata arriva quasi al fondo. L'aria invece che andrà al serbatoio viene prelevata da sopra. Nel mezzo dei due tubicini ho inserito delle lamiere microforate. Queste lamiere permettono di fare addensare l'olio presente nell'aria compressa e farlo depositare nel fondo del barilotto. Ogni tanto vado ad aprire il rubinetto che si trova sotto al disolatore e faccio confluire l'olio attraverso la pressione del motore stesso, lo faccio confluire e lo mando in aspirazione del motore. In questo modo il motore non dovrebbe mai prendersi senza olio e la qualità dell'aria in uscita è decisamente migliore rispetto ad averla fatta diretta.